Il problema è che in teoria le istituzioni europee non funzionano così. Il problema è che in teoria le istituzioni europee non funzionano così. Quando gli incarichi apicali delle istituzioni europee sono stati immaginati, non sono stati immaginati in una logica di maggioranza e opposizione. Sono stati immaginati come incarichi neutrali che dovevano garantire tutti i oggi 27 stati membri. Quindi la logica, l'indicazione dei trattati è quella di dire si segue per gli incarichi apicali, indipendentemente dal fatto che vi sia una maggioranza poi nel Parlamento e un'opposizione nel Parlamento, si segue il peso politico che i cittadini hanno scelto di dare ai gruppi presenti in Parlamento. Stamattina la collega Madia diceva giustamente: Presidente Meloni, lei si lamenta, ma la democrazia funziona così, perché il Partito Popolare Europeo è il primo partito del Parlamento Europeo e quindi indica il Presidente della Commissione. Il Partito Socialista è il secondo partito del Parlamento Europeo, il secondo gruppo del Parlamento Europeo e quindi indica il Presidente del Consiglio, e i liberali.